la stagione. Vi ringraziamo per avermi alla fine. C'è la nostra Miriam. Guarda, ma perché la Miriam, ecco. Sta lavorando. Sta preparando i pacchi, sì, sì, ecco. Sì, lo so. Questo lo so. È un modo per salutare tutti gli amici che lavorano, hanno lavorato con brava. Noi questa stagione. Brava, dici bene, veramente. Perché questa è una trasmissione rigorosamente in diretta e dal vivo, di conseguenza c'è tanta gente che lavora intorno alle telecamere, a questi due poveri disgraziati che conducono la trasmissione. Quindi, sin da queste battute, grazie anche a tutti i nostri colleghi. Grazie. Alle nostre spalle, invece, un gruppo molto particolare. Sì. Che arriva dalla Sardegna, ma pesca chiaramente nella tradizione musicale d'oltreoceano, appunto nel continente latinoamericano. Con noi i Taifa! Benvenuti. Stefano, buon pomeriggio! È il portavoce. Riconosciamo in seconda fila anche un amico che vero. Ha chiaramente condotto e portato questo gruppo fra noi, che è Alfredo Peralta. Vero, grazie certo. per essere con noi, Alfredo. Grazie. E dalla voce di Stefano invece sentiamo un po'. Qualche informazione riguardo a questo gruppo. Bene, siamo contenti anzitutto di essere qua. Ieri abbiamo fatto un bellissimo concerto a Nerviano, qui vicino. E oggi siamo qua, siamo molto contenti. E veniamo dalla Sardegna e tanti anni fa ci siamo innamorati di un gruppo molto famoso nel mondo, gli Intillimani. Ah, sì? Eravamo ragazzini e abbiamo cominciato a suonare questo genere musicale. La canzone cilena, boliviana, peruviana... Un insieme di tutti questi paesi, Venezuela, Colombia, Messico, e adesso siamo qua, molto felici di essere qua. Ci piace tanto, vero? Presentiamo tutta la band. Certo, allora. Alla mia sinistra Franco Mameli. Buon pomeriggio al basso e ad altre percussioni. Alla chitarra. Poi qua. Al basso e voce Fabio Corona. Ah, una chitarra ciao, questa, Fabio. Pensavo fosse il basso, chiedo scusa, il basso era dall'altra parte. Voce e fiati qui dietro Mauro Usai. Mauro. Alle corde e alla voce. Il quattro venezuelano. Il quattro venezuelano, claro che quello, sì. Luigi Manca. Ciao Luigi, buon pomeriggio. E dietro di me il vostro amico che viene dal Perù, Alfredo Peralta, fiati e voce. Bellissimo. Adesso Taifa cosa significa? Taifa, ecco, ancora sì, questo. È una parola un po' scura, così come origine, molto antica, è un po' arabo, un po' spagnolo, significa combriccola, gruppetto di amici. Cricchetta. Carino, è vero. Ah, siete una clac quindi, sì. Una cricca. E le canzoni che proponete adesso bene, invece? Proporremo due canzoni, una canzone d'amore sul ritmo venezuelano, Lo che maschiero, e unita a un'altra canzone molto famosa, una festa, la fiesta de San Benito degli Intillimani. Ma io sono felicissima. È un omaggio per te, un regalo per te, così passi l'estate col sorriso. Stefano, grazie. Grazie. E allora è il sonido che arriva da lontano, signore e signori, qui a Festa in Piazza i... Taifa! El árbol que yo más quiero tiene dura la razón, me priva su fina sombra bajo el rayo del sol, bajo el rayo del sol. El río que yo más quiero no se quiere detener, con el ruido de sus aguas, no escucha que tengo sed, no escucha que tengo sed. El cielo que yo más quiero se ha comenzado a nublar, mis ojos de nada sirven, los mata la oscuridad,
lottata all'oscurità. Si in abrigo, si la sombra, si nell'acqua, si la luce, solo falta che un cuchillo me prive della salute. Molto molto bravi dalla Sardegna col sì. Corazon, quindi, che batte per il continente latinoamericano. Muchas gracias, grazie mille Taifa, grazie. Ricordatevi questo nome, eh? Eh sì, veramente bravi, mamma a festa mia. In piazza, allora batte forte il cuore per la musica di qualità e batte...